LGD è un'azienda di ricerca e sviluppo per l'ortopedia Giuliani. In questa occasione spiegherò le calzature del pellegrino, sono due, una quella specifica che è in pelle, quella lì più resistente, che riesce ad affrontare intemperie e luoghi più impervi, pur mantenendo una grandissima stabilità. E l'altra, che è una novità che ho voluto dedicare al comune sotto l'incarico del sindaco Sandrino Aquilani e dell'assessore Daniela Venazzi, in particolar modo, che mi ha detto un'idea particolare, vorrei che tu la sviluppassi, la scarpa del pellegrino. Per questo è nata la scarpa in pelle, poi soprattutto. Nel mentre poi mi è venuta l'idea di fare una scarpa riciclabile e ecosostenibile. Questa è la grande novità, cioè prendere un prodotto di scarto e farne qualcosa di importante. E questo grazie anche alla cultura che mi ha lasciato mio nonno, Piozzi Fiorino, che dal recupero dei chiodi che faceva, che erano piegati, questo recupero dei prodotti che dovevano essere buttati, invece diventavano prodotti importanti. Ecco, forse è questo il seme che ha lasciato, uno dei tanti semi che ha lasciato mio nonno, ecco, è questo, è quello di aver, di alimentare la voglia di non buttare, ma utilizzare fino all'ultimo. Questo i nostri anziani ce l'hanno sempre insegnato, dalla spegnere le luci di casa per non consumare la corrente. Quindi, in sintesi, allora parliamo della scarpa del pellegrino. La prima scarpa intanto è dentro una scatola di legno, e anche questo è giusto per far capire che è nell'ambiente che deve andare. Dentro la scarpa del pellegrino c'è un volantino importante, un vademecum, che spiegherà con i codici QR, basta inquadrarli e ci sarà anche questo video, per esempio. Uno può accelerare, può mettere nei punti più interessanti. Questo è il video integrale che permette un po' tutta la discussione che farò oggi al comune a Vetrata. Quindi dentro c'è la poesia del sindaco Aquilani, Sandrino Aquilani, dove è molto bella questa poesia che potete vedere. Subito accanto abbiamo la scarpa del pellegrino, una calzatura, quindi perché è nato, che è questo video qua, come è nata, sotto quale spinta. A fianco ancora, sulla parte estrema, tutto quello che dovete sapere sul mangiare e bere durante il cammino. E qui c'è il dottor Danilo Bacciani che dirà quanto si deve bere, quanto si deve mangiare per chilometro, con il caldo, con... Ecco, una cosa che forse in pochi avevano pensato, ma è un ottimo vademecum da tenere con sé. L'altra è il manuale del camminatore. Come camminare? Perché sì, ci sono delle tecniche. Come allacciare le scarpe? Come utilizzare le calzature? Perché le scarpe hanno un disegno. E se uno non conosce il prodotto ergonomico che la stessa scarpa ha, tende a portare le scarpe, ma in realtà sono le scarpe che possono portare noi, bisogna però utilizzarle bene. Ecco, quindi aprendo la scatola abbiamo dentro un prodotto in aloe vera, anche questa è tutta riciclabile, è tutta certificata, è organico. Dentro abbiamo la scarpa che verrà regalata al presidente Tedeschi della Via Francigena, presidente, se non sbaglio, europeo della Via Francigena. E dentro abbiamo le calzature che in pelle, con una bascula particolare, perché al terreno avremo un effetto tipo quelle scarpe che dondolano. Ecco, come si può vedere, la parte posteriore è vuota, come la parte anteriore. Questo vuol dire che il baricentro della scarpa è perfettamente al centro. Ogni qualvolta che noi sappiamo atterrare bene con il tallone, la scarpa indurrà a una camminata leggera e sospinta, cioè è un discorso di attivazione attiva che la scarpa può fare.
E questo è quello che riguarda la scarpa del pellegrino vero e proprio, perché essendo in pelle uno può ingrassarla, darle del grasso, diventa anche water resistant. Quindi è una scarpa classica da montagna, come quasi una scarpa, se vogliamo, da alpino, ecco, come quelle scarpe che portavano i militari una volta. Da questo poi, mentre io costruivo questa scarpa del pellegrino sotto la spinta di questo consiglio di Daniela Venanzi, che ringrazio ancora, ha coinciso un qualcosa di molto interessante, cioè l'utilizzo di mascherine FP2, semplici mascherine, si possono anche far vedere, semplici mascherine in FP2, fare delle calzature dedicate in maniera eccezionale al comune, perché credo che tutti noi cittadini, diciamo, concittadini, dobbiamo qualcosa al nostro comune, nel senso che viviamo in un posto stupendo che è Vetralla, nel cuore della Tuscia, dove gli Etruschi, e non solo, una terra di una natura stupenda, di venire a, diciamo, visitare, ricca di tutto, di laghi, abbiamo tutto veramente nella Tuscia. E Vetralla probabilmente alimentato con queste bellezze le nostre creatività, ma questo è il mio intuito, non voglio avere ragione su questo, certo. Qui ecco la scarpa in FP2, è una mia idea, proprio con quel discorso di mio nonno anche, ha sempre voluto, che non c'è più ormai, ecco, anzi del 16, e qui abbiamo ecco una suola diversa, una suola fatta in gomma naturale, para, con lo stesso concetto di spinta e di attivazione, quindi nel posteriore vuoto, anche come l'anteriore, due soli fori, la particolarità di dare questa spinta ergonomica verso davanti, ma la cosa bellissima è questa mascherina FP2, ci ho riflettuto tanto, cioè siamo i primi al mondo ad aver realizzato una scarpa con le mascherine, cioè un prodotto che è per respirare. C'è gente che ha speso milioni di euro per far respirare i piedi, e invece a volte ce l'abbiamo sotto mano e non ne facciamo il giusto utilizzo, magari volendo, cioè non passa l'acqua. La mascherina FP2 è particolare perché non fa passare l'acqua, ma fa passare l'aria in tutta la sua circonferenza. In più è molto morbida, è lavabile. Certo, è delicata, quindi non consiglio al pellegrino di andarci in mezzo a cogliere le more, ecco, insomma. Ma utilizzarla per camminare magari la sera, magari in un'occasione un po' più delicata, però sicuramente era un'idea che volevo abbinare alla vera scarpa del pellegrino, che è e rimarrà una scarpa classica, la scarpa del pellegrino, perché è qualcosa che va avanti da sempre, ecco, dal Medioevo, ecco. E così questa presentazione mi indurrà a portare la scarpa in FP2 a una fiera internazionale che ci sarà a breve a luglio, l'11 luglio a Roma, una fiera internazionale sull'ecosostenibilità, quindi è la fiera più importante al mondo, unica in tutta Italia, sui prodotti ecosostenibili. E LGD, Leonardo Giuliani Design, è stata invitata proprio per questa occasione, con grande orgoglio. Quindi eccoci qua, questi sono i miei prodotti che presenterò domenica 22 maggio al comune, alla sala consiliare, e quindi ecco che da lì poi si spera, ecco, sia sempre più divulgabile questa idea di poter camminare meglio, questa salute, perché come dice lo slogan, equilibrio è salute, e questo è l'augurio che faccio a tutti quelli che stanno guardando il video e tutti quelli che indosseranno proprio questa scarpa, che aiuta a camminare meglio, ad avere un ottimo baricentro e a rispettare il nostro mondo dove viviamo, cercando di
farlo diventare sempre meglio. A presto e grazie a tutti.